Da Marsala a Caterina passa l'acqua. È scomparso a Torino il marsalese Daniele Giovanni Mancuso, di 27 anni, che da qualche anno viveva nel capoluogo piemontese per motivi di studio. Del giovane si sono perse le tracce martedì 22 gennaio. Nella giornata di ieri ne è stata denunciata ufficialmente la scomparsa. Chi avesse sue notizie o informazioni utili è pregato di mettersi in contatto con le forze dell'ordine. Intensificati i controlli del territorio dai militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Marsala, al fine di prevenire, contestare e reprimere usi e abusi illegittimi nella fascia costiera e nello specchio d'acqua adiacente. Nel corso di serrate verifiche lungo il litorale, i militari hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria e gestori di due lidi del versante sud della città. Per occupazione senza titolo di aree pubbliche il primo e per aver costruito un manufatto cementizio, nello specifico una piscina, il secondo. In particolare, i militari dell'Ufficio Circondariale Marittimo Guardia Costiera di Marsala, dirette dal tenente di vascello Raffaele Giardina, hanno constatato che i gestori di due lidi balneari non avevano proceduto in parte all'obbligo di smontaggio delle strutture che avevano lasciato sull'area demaniale. Pertanto i due concessionari sono stati segnalati all'autorità giudiziaria a sensi dell'articolo 54 del Codice della Navigazione. Una terza persona è stata sanzionata penalmente ai sensi dell'articolo 55 del Codice della Navigazione per non aver conseguito la prevista autorizzazione nel costruire entro determinate distanze dal suolo demaniale marittimo una piscina in cemento. I controlli, resi difficoltosi dalle non particolarmente favorevoli condizioni meteo-marine, proseguono in quanto è intenzione del comandante Raffaele Giardina disporre ulteriori verifiche con apposite pattuglie automontate al fine di garantire una maggiore presenza di uomini e mezzi anche nel periodo invernale lungo il territorio di giurisdizione. Consiglio comunale aperto a Marsala per presentare il piano di messa in sicurezza dell'area portuale. Vi hanno preso parte, oltre ai consiglieri comunali e all'amministrazione guidata dal sindaco Giulio Adamo, gli operatori portuali e le associazioni di categoria. Presenti anche i responsabili del progetto MIR. Ai nostri microfoni il sindaco Giulio Adamo e l'onorevole Mimmo Fazio. Ritorna all'attenzione della città di Marsala, dei massimi organi amministrativi e del Consiglio Comunale il porto, questa gioia e dolore della città, un porto che urge interventi. Sindaco oggi in Consiglio Comunale per stabilire il da farsi, quali orientamenti verso questo rilancio, questa struttura portuale? No, per stabilire, più che altro per prendere visione del progetto definitivo del porto, così come ci eravamo impegnati a fare. E l'attenzione da parte nostra non è mai venuta meno, perché in questi mesi abbiamo continuato a lavorare con l'assessorato regionale e oggi abbiamo il progetto definitivo del porto, così come avevamo detto. È una giornata storica per Marsala, indipendentemente dal colore politico, da come ognuno di noi ha votato. Ogni marsalese degno di questo nome oggi deve essere felice, perché abbiamo il progetto esecutivo di un grande porto pubblico, che è il progetto della messa in sicurezza di un grande porto. All'interno di questo porto i privati che vogliono possono intervenire e realizzare i loro progetti, naturalmente se sono in sintonia con gli interessi della città. Quindi è un progetto per tutti, il progetto di tutti, ma soprattutto è quel grande progetto che Marsala sognava da tanto tempo. Ora, che cosa chiederemo al Consiglio? Dopo questo Consiglio aperto, di approvarlo in tempi brevi, perché poi bisogna passare a tutte quelle autorizzazioni che servono perché possa essere velocemente finanziato. Tengo a precisare, e questo è importante, che prima un mese fa, cioè quando ho saputo che il progetto era già stato consegnato al Comune, e ho voluto rincontrare il Presidente della Regione assieme con l'unico candidato marsalese, che Marsala ha un solo deputato, Antonella Milazzo. Assieme ad Antonella Milazzo, a Saro Asta, che rappresentava anche l'UDC, ho voluto un incontro ufficiale col Presidente, che si era già impegnato a finanziare il porto di Marsala. Devo dire che quando sono arrivato il Presidente mi ha detto che già aveva dato disposizioni in questo senso, ma ha voluto richiamare, proprio anche per dare questa soddisfazione alla città, sia il dottor Falgares che il dottor Bonanno, per ricordare quello che avevano già deciso, cioè che entro l'anno il porto di Marsala sarà finanziato. Naturalmente ora noi dobbiamo correre per l'approvazione, per attivare le procedure, perché tutte le autorizzazioni vengano effettuate. Quindi c'è da lavorare serenamente e assieme. Onorevole Fazio, una pagina storica per Marsala, lei rappresentante dell'ARSO, oggi presente qua per dare anche il suo supporto.
Ma soprattutto intanto per capire effettivamente quello che è stato fatto, qual è la situazione e qual è la prospettiva sicuramente di vedere intanto interventi a mio avviso adeguati per quanto riguarda ovviamente il porto di Marsala. Ecco perché sono estremamente interessante. Per due motivi, uno perché sono il rappresentante sicuramente del territorio, due perché faccio parte ovviamente della commissione che ha una competenza specifica in materia, motivo per cui obiettivamente non potevo non essere qui oggi presente e ringrazio ovviamente il Presidente del Consiglio Comunale dell'invito che mi ha rivolto. Nessun furgone bianco con famigerati rapitori di bambini si aggira nel Marsalese. Il capitano Carmine Gebbiola, comandante della locale compagnia di carabinieri, da noi contattato, ha dichiarato che non risulta al vero la notizia che si è diffusa a macchia d'olio tra la popolazione circa la presenza di un furgone di colore chiaro con a bordo due o tre persone di nazionalità straniera, fra cui una donna, che avrebbero cercato di rapire bambini in periferia. Scattate tempestivamente le indagini dei carabinieri, al giungere della prima segnalazione da giorni non si attraccia né del furgone né tantomeno dei presunti ladri di bambini. Si invita pertanto la popolazione a stare tranquilla e ad evitare che il passaparola possa creare falsi allarmismi. L'Ufficio Solidarietà Sociale del Comune di Marsala informa i cittadini interessati che il contributo economico 2012 è in pagamento presso la tesoreria comunale. Gli avvisi a quanti hanno richiesto ed ottenuto il beneficio non saranno recapitati al domicilio. Pertanto gli utenti aventi diritto al contributo, ove non l'avessero ancora ritirato, sono invitati a recarsi allo sportello dell'Unicredit di via 11 Maggio. Oggi pomeriggio alle ore 17 presso gli uffici servizi sociali del comune siti in via Falcone a Marsala si terrà un incontro con le famiglie con soggetti diversamente abili al fine di avviare un percorso di aiuto e di sostegno. L'assessore al ramo Antonella Genna invita i cittadini interessati a partecipare all'incontro. Domenica nella parrocchia di Sant'Anna si discuterà di affido temporaneo nel corso di un incontro aperto con le famiglie, volto in particolare alla sensibilizzazione. Si tratta del primo di una lunga serie di appuntamenti che si avvicenderanno nelle diverse parrocchie di Marsala per affrontare gli aspetti dell'accoglienza e della crescita dei minori affidati alle famiglie insieme all'equipe tutela minori del distretto D52 di Marsala e Petrosino. L'intervento rientra nell'ambito del progetto Sportello Unico di Accesso per la Famiglia ed Equipe Tutela Minori, gestito dal Consorzio Solidalia in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Marsala, presieduto dall'assessore Antonella Genna. Prosegue la rassegna Sentieri Eretici Lilibetani, organizzata dal Presidio Marsalese Vito Pipitone di Libera. Domani alle 17 presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale Salvatore Struppa di Marsala si terrà la presentazione del libro Breve Storia della Sicilia di Amelia Crisantino. Nel corso dell'incontro l'autrice, collaboratrice del quotidiano La Repubblica e autrice di numerosi saggi, dialogherà con il professore Nino Rosolia e con lo storico Giovanni Alagna. Il libro, Breve Storia della Sicilia, ricostruisce la storia della Sicilia partendo da alcune importanti categorie storiografiche che vengono utilizzate come un codice in grado di chiarire il succedersi degli eventi. L'insularità, il ruolo strategico nel Mediterraneo, il rapido sedimentarsi di un'economia che ha il suo punto di forza nel grano e la sua debolezza principale nell'assenza di manifattura. I temi individuati non costruiscono però delle immagini a sé stanti, ma tasselli che si legano l'uno all'altro e nell'ambito di questo mosaico si dipana all'intera storia siciliana. In occasione della giornata della memoria, domani al convento del Carmine di Marsala si terrà l'inaugurazione di Ebraica, la mostra di Vincenzo Ognibene e Manlio Geraci. Le opere esposte rivisitano in modo personale la Shoah e la memoria dell'ebraismo. Le sale dell'ente mostra di pittura ospiteranno le opere di due artisti a partire dalle 17 di domani fino a domenica 3 marzo. La mostra si inquadra nel piano delle iniziative promosse dal Comune di Marsala per non dimenticare gli orrori dell'Olocausto. Da Marsala per oggi è tutto, la linea torna allo studio centrale.